anni anche la sceneggiatura di un altro film che voleva realizzare, ma non ha mai realizzato, in San Paolo, perché in effetti forse in questa figura di santo lui si riconosceva molto, perché come San Paolo andava contro la schiavitù, contro l'imperialismo, contro insomma, queste forme non degradanti della società, anche Pasolini va contro il ristagno morale, ma si è sempre messo in gioco. Ecco, questo devo riconoscere molto in Pasolini, non si è mai fermato a un unico genere, ha sempre cercato di sperimentare nuove forme. Forse a differenza di quello che succede oggi, come potete dare atto di scrittori che una volta che hanno trovato il loro stato, la loro forma, il loro genere, è come se scrivessero tutti gli altri libri nella stessa maniera, non si fosse un libro solo che continuano a scrivere all'infinito. Lui invece ha voluto sperimentare tanto. Ecco, è bello questo, è bello mettersi continuamente in gioco. E quindi grazie insomma all'autore che ci farà conoscere sicuramente questa parte di Pasolini. E ragazzi che sono qui presenti, i migliori auguri per il termine del loro percorso scolastico, un saluto caro ai docenti che si sono interessati per questa manifestazione e grazie all'autore. Allora, io devo rispondere a questa domanda, insomma, nell'intervento, e cioè la domanda sul perché, come presidente della società Gianni Alighieri, ho voluto proporre questo tipo di lavoro a una scuola dei ragazzi. Anche perché hai fatto già delle presentazioni del libro tra i nomi importanti a Roma con Pierluigi Battista quando è giorno 10. Vice direttore del Corriere, ma non lo ricordo, non lo ricordo, ex vice direttore del Corriere, insomma, un importante giornalista italiano, e però non ne avevi fatti altri con le scuole, se non sbaglio, era accaduto, ecco, è la prima volta per lui. Cosa ho visto io di interessante per una scuola, innanzitutto per una quinta? La prima cosa che è la meno importante, lo dico subito, è questa. Io ho visto un libro che è formato, è fatto da un insieme di saggi brevi, cioè tutti i capitoletti sono dei piccoli saggi brevi come quelli che alcuni di voi fra qualche giorno, ormai praticamente, molti di voi fra qualche giorno si troveranno ad affrontare per la prova d'esame. E il tipo di lavoro che lui ha fatto in fondo è quello che vi verrà chiesto, cioè stare di fronte a qualcosa, un documento, una cosa letta, una cosa che vi ha colpito, e provare a mettere in gioco voi stessi dicendo la vostra, in modo critico. Cosa significa in modo critico? Molto, ma molto semplicemente provando a dire questa cosa mi sta bene, questa cosa non mi sta bene, e perché. C'è però un livello più importante rispetto a questo, più importante. Buon esame e fare un buon saggio, insomma. Ed è questo. Attraverso un libro del genere, a me è capitato di capire meglio, di vedere confermato come si può stare bene di fronte a un autore. Cioè, che cosa significa fare i conti con un autore? Che cosa significa farlo bene? E che cosa significa farlo male? O non farlo. Questo vale per gli autori, ma vale per tutte le cose con cui, come dire, ci troviamo ad impattarci, ad avere a che fare nella vita. Allora, noi possiamo fare un'esperienza come quella dello studio di un autore e rimanerne del tutto indifferenti, cioè farci una bella interrogazione, farci un bel discorso su e in qualche modo rimanere non offesi, non feriti, non cambiati in nessun modo. Oppure possiamo usare quell'autore per confermare quello che già pensiamo, magari per rasserenarci su
quello che già pensiamo. Allora io voglio leggere un passo di questo libro che ci dice invece una possibile posizione diversa e secondo me proprio bella rispetto a ciò che leggiamo, a ciò con cui ci troviamo a impattarci. Io non ti provocherò tanto sul pasolino in quanto tanto, ma ti proverò sull'esperienza che hai fatto tu come lettore di Pasolini. Tu nato quando già Pasolini era morto. Allora, a un certo punto, Nicola scrive. Scrive in questo libro in cui lui ci porta la sua rabbia, il suo dispiacere in qualche modo, la sua critica al fatto che tutti si sono appropriati di un pezzo di Pasolini. I fascisti, le nuove sinistre, i comunisti, i cattolici, i radicali, i movimenti progressisti, cioè ciascuno si è preso un suo pezzettino e tutti hanno cominciato a dire Pasolini era un grande per questo. Pasolini era un grande per questo. Guarda caso, dopo la sua morte, prima, cioè quando lui era vivo, Pasolini era conquistato per eccellenza. Cioè era quello che diceva delle cose che ferivano così profondamente da essere, come dire, abbracciato da tutti e da nessuno. Per la Chiesa era motivo di scandalo, per tanti cattolici perché era omosessuale. Era motivo di scandalo perché a un certo punto aveva cominciato a dire quello di Regno Tu. Guardate che ci sono delle cose del passato, della nostra tradizione, che sono grandi e che noi, seguendo il progresso, stiamo bruciando, stiamo perdendo. I cattolici se lo avevano preso perché? Proprio perché metteva questo occhio positivo sul passato, allo stesso livello lo avevano valorizzato con quello di destra, ma tutti dopo la sua morte. Allora, tutti lo hanno usato per dire ho ragione io. E Pasolini, in qualche modo, scusate, mi ha dato ragione. A un certo punto Nicola scrive, è stupefacente la facilità con cui si pensa che Pasolini abbia avuto ragione nel fare le analisi che ha fatto e poi si sfugge dal sentirsi chiamati in causa. Noi, io, vi invito a leggere le lettere luterane e a provare a sentirvi salvi. Io, ogni volta che le leggo, cerco un riparo dove nascondermi dalle accuse terribili che Pasolini rivolge alla generazione di mio padre e di mia madre con furore biologista. Li chiama destinati a essere morti, costringendomi a pensare, Pietro che bello, a cosa avrebbe detto a me, che sono nato dai loro corpi di sopravvissuti. Cioè, che cosa significa stare di fronte a un autore? Significa essere disponibili a farsi perire da ciò che lui sta dicendo a me. E Pasolini ha detto alla generazione prima della nostra e quindi anche alla nostra che siamo destinati a essere morti. Questa cosa che è, come dire, apparentemente fortissima, a un certo livello è simbolica, ma è comunque detta da uno che ha il desiderio di ferire, non da uno che ha il desiderio di accomodare, di acquietare, di tranquillizzare. Per cui la prima domanda che voglio farti è proprio questa, cioè che cosa è successo tra te e Pasolini, che cosa è successo invece agli altri, quelli che secondo te non hanno usato male, proprio la tua storia con lui. Faccio, intanto ringrazio la preside, la dottoressa Delia e te Pino che ha organizzato questa cosa. Faccio, voglio fare una premessa perché io mestiere faccio un giornalista, quindi non sono abituato a parlare con degli studenti e la cosa un po' per me è una cosa che capisco che voi potete anche pensare che io avrei qualcosa da insegnare, ma non è esattamente.
così. Cioè, non credo di essere venuto per insegnarvi delle cose. La cosa che però, quando prima mi ha detto vieni a scuola a parlare di partire, eccetera, ho accettato perché è una cosa che io ho imparato fuori dalla scuola, è appunto leggere con libri, ma anche questi libri di leggere quasi niente. Io avevo, voi avete più o meno credo 18 anni, 18-19 anni, io avevo più o meno la forza tale, la volta che ho letto Pasolini, che ho letto per puro caso, nel senso che mio padre era un militante del Partito Comunista e comprava tutte le unità, con l'unità uscivano tutti i libri e li erano comprati. E io trovo una sera che non avevo cosa fare, proprio questo libro bianco, di Pasolini, e da là comincio a leggerlo, è come se qualcuno mi avesse dato uno schiaffo, perché io avevo la vostra età, pensavo che di essere anche una specie di ribelle, con i capelli lunghi, avevo tutta una serie di idee sul mondo, le cose, pensavo che c'erano delle cose cattive, delle cose buone. Io mi sentivo sempre dalla parte buona, c'erano tutte le cose cattive, e ogni volta che cercavo, leggevo delle cose che in sostanza confermavano sempre il fatto che io ero figo e gli altri erano degli stronzi. Scusate se mi sono queste parole, così ci capiamo. Però Pasolini appena apre questo libro, dice che parla di questo ragazzo che si chiama Gennarino. Si chiama Gennarino, non mi sbaglio, perché in napoletano si dice Gennarino. Quindi si rivolge a questo ragazzo per educarlo, per dire guarda, ti devo insegnare delle cose prima che io e te non ci possiamo più parlare, è bene che io ti insegni delle cose. Allora comincia a parlare a lui e gli dice guarda, come ti immagino? Cioè, ti immagino con i capelli corti, perché i capelli lunghi sono conformisti, cioè i capelli lunghi sono quelli che obbediscono, diciamo così, al gregge. Quindi io che pensavo di essere, come dire, quello ribelle, rivoluzionario, quello che aveva un'idea tutta sua, che è controcorrente, cioè la prima cosa che mi viene di fronte è uno che mi dice che io ero un conformista, era in sostanza una specie di percorrente che serviva di legge. Quindi quando mi sono trovato di fronte a questa cosa, che è stato il primo conformista, cioè leggere questa cosa ti costringe, se tu leggi un libro, non perché qualcuno ti dice che lo devi leggere, perché è necessario. Vi posso dire una cosa molto sincera, perché se voi pensate di dover leggere una cosa perché è necessaria, se io adesso vi dicessi leggete questo libro perché è necessario nella vostra vita, vi direi una stupidaggine, perché voi potete benissimo vivere senza la sua vita, cioè potete anche benissimo vivere senza qualsiasi autore che sia circolato nel mondo, cioè si può vivere senza. Il punto è che se uno sceglie di voler invece leggere, di voler ascoltare qualcuno, è importante che si confronti con tutta la sua vita, cioè che si faccia toccare quello che dice. Secondo me Pasolini è un autore capace di toccare, perché ogni volta che voi leggete Pasolini avvertite che ci sta sulla pagina un uomo che sta mettendo la sua anima, cioè vi tocca, cioè la chiarezza che ci si mette è molto chiara. Cioè voglio dire, lui non parla mai di sopravvivenza. La forza, secondo me, di Pasolini è fatto che io questo l'ho dato un po' di anni dopo, lui che si è andato ancora più anni dopo della sua morte, uno riesce a mettersi in contatto con lui e per la capacità di Pasolini anche di essere molto chiaro nei sentimenti. Io penso che questo elemento qui è molto importante per dei lettori che hanno la nostra età oppure che avevano la mia età quando l'ho letto. Cioè il fatto che lui mi trattasse in maniera così sincera, come se fosse un amico, mi ha seduto, nel senso di condurre a lui. E quindi per rispondere alla domanda di Pino, il mio rapporto con Pasolini nasce da questa casualità, e poi l'ho approfondito perché Pasolini per me è stato sempre un punto di riferimento, nel senso che mi diceva
mi costringe, mi ha sempre costretto, ma io, guardate, ogni tanto riapro la sua linea e lo rileggo per questo video, perché deve cercare le cose, ma ogni volta mi sorprendo del fatto che la sua linea è capace di, come dire, costringermi a riflettere sulle posizioni che ho. Cioè, non è tanto importante le cose che mi dice, cioè, nel senso, non è che qualsiasi cosa possa mi dice che la parte che si passa e va, come dire, presa come se fosse oro colato, come se fosse il Vangelo. Non è questo il punto, è che è molto più importante che in considerazione ad un autore per mettersi in discussione, cioè per riflettere sulle cose che pensa, sulle cose che crede, sul modo in cui vive, e poi quello è il modo in cui uno vive le cose, il modo in cui avverte la vita, il modo in cui sente. Se devo dire, se devo dire una cosa, vi direi questo: leggerlo per farmi prendere la scatola, la vedo con una data diretta, cioè per dire che non siete, cioè per diventare magari anche più, come dire, più pronti alla vita, è necessario anche che qualcuno vi dica che è sbagliato, perché spesso è giovane che si dice, cioè, ma me lo sono sentito dire pure io. Mi sono venuto in mente
non appena l'hai detto, nel senso che ciascuno di noi di fronte a un autore, di fronte a un amico, di fronte a un insegnante, di fronte a tutto ciò che gli accade, può rendersi disponibile a uno di questi due atteggiamenti, la comodità o quello che lui ha chiamato la disponibilità ad essere schiaffeggiato. Volevo leggere anche un altro pezzo, sempre che richiamo un po' la tua adolescenza, insomma, quell'età di cui ci hai parlato. Ci racconti, insomma, di quando negli anni 90, insomma, intorno al 1984, avevi un poster nella tua camera. Su un poster giallo che tenevo attaccato di fianco al mio letto, avevo annotato con un pennarello nero questa frase: l'Italia sta marcendo in un benessere che è egoismo, stupidità, incultura, pettegolezzo, moralismo, coazione, conformismo. Prestarsi in qualche modo a contribuire a questa marcescenza è ora il fascismo. L'avevo letta a pagina 189 del volume del Belle Barriere. Mi faceva sentire puro dalla parte della legge, della ragione, fuori dalla sporcizia del mondo e dell'Italia. Quando la leggevo, mi sollevavo dal pavimento e salivo un gradino più in alto della scala morale. Non mi domandavo quanto di quella marcescenza, se è vero che la marcescenza c'era, era dentro di me, quanto fossi coinvolto anch'io, come tutti, nell'impietosa radiografia che Pasolini aveva fatto dell'Italia. Mi veniva più semplice usare le parole di Pasolini per nascondermi dietro uno scudo di purezza, superiorità, altezza. Cioè, è la descrizione che qui hai fatto proprio rispetto alla tua età di quello che ci stanno dicendo ora. Cioè, una delle cose più facili che ci possono venire, che mi possono venire a questa età è quella. Cioè, quello di sentirvi a posto e che il male che c'è nel mondo è una cosa che non ci riguarda, che riguarda altri, che ha a che fare con gli altri, e non andiamo al fondo di quanto in tutto questo sia in gioco la nostra responsabilità. Noi qui in questi territori veniamo da una vicenda, insomma, nota, che è quella del petrolio, veniamo dal referendum, e io che in qualche modo sono contento del fatto che, insomma, in questa regione si sia scelto di votare, ora a prescindere dal voto che si è dato, ho però visto molta di questa indisponibilità a mettersi in gioco. Cioè, noi siamo quelli del sì, noi siamo quelli della parte giusta, noi siamo quelli sfruttati che ora devono rialzare la testa di fronte a questi petrolieri, a questo mondo che ci sta in qualche modo opprimendo. Ecco, io in quei giorni del referendum leggevo questo libro, davvero mi sono fatto delle domande, cioè quanto di tutto questo potere, per esempio, che l'Occidente impone al resto del mondo è una cosa di cui in qualche modo ci gioviamo, che ci fa star bene, che ci fa star meglio degli altri. Cioè, quella posizione che era facile, sì, io tutelo l'ambiente, mi è diventata difficile. Io tutelo l'ambiente, ma io, per esempio, domino anche attraverso il petrolio, noi occidentali, noi che siamo qui, noi che abbiamo un piatto di pasta tutti i giorni, noi che abbiamo le medicine, abbiamo cose che altri non hanno. Cioè, indirettamente, io voglio portare questa esperienza, cioè questo tuo richiamo a stare così di fronte alle cose mi ha rimesso in discussione su una cosa che io davo per scontata. È giusto così, io ho ragione io, abbiamo ragione noi, mi dalla presenza. Che può anche essere una posizione giusta, ma davvero non è sufficiente. Cioè, non interroga a sufficienza la nostra coscienza. Anche in riferimento a questo, ti volevo chiedere di far vedere un po' invece le posizioni opposte, cioè come gli altri hanno letto Pasolini e quali di queste letture ti hanno dato più, io dico, fastidio in qualche modo. Intanto quando ho posto in camera era diventato un po' più grande, però era ugualmente scuro, come si poteva vedere, cioè, voglio dire,
Sì, ero, cioè, in fondo non si smette mai per uscire da no, no, voglio dire che quando cioè, il pezzo che ha letto Pino, io ero diventato un po' più grande di quanto siete grandi voi adesso all'università, cioè, ma ero veramente prigioniero di una di un altro venismo, insomma, voglio dire, non si smette mai di poter uscire proprio dalle condizioni, dal proprio, dalle proprie anche, come dire, dalle proprie divise, dal modo in cui ci si intende. Però per dire, io sono anche perché ho avvertito sempre una grande distanza tra, adesso quindi non so se avete mai sentito parlare di questo, non è chiaramente sui giornali, non so, però io crescendo, man mano che leggevo Pasolini, leggevo anche quello che scrivevo di Pasolini. In sostanza tutti hanno usato Pasolini per dire che Pasolini aveva ragione, ma che portavano ragione loro, cioè i fascisti per dire che Pasolini era un uomo della tradizione, i comunisti per dire no, cioè, Pasolini era un uomo progressista, invece i cattolici, sì, però Pasolini era anche cattolico, aveva il senso del sacro. Poi c'erano quelli che pensano che tutta la storia dell'umanità sia legata al complotto universale, e allora dice, allora Pasolini era così. E poi quelli che pensano, tutti hanno preso il pezzo di Pasolini, perché se voi chiedete il testo di Pasolini, è come, non so se Faragone non mi sembra che la spiego, ma se voi prendete il Corano, no? Cioè i terroristi islamici che prendono il Corano, che cosa fanno? Prendono un pezzo del Corano e lo aprono come se fosse tutto. Quindi quello è un pezzo del Corano, dice, uccidi un fedele, taglia una gola, eccetera, eccetera, quindi quelli pensano, come dire, di essere i reali depositari del messaggio coranico, perché hanno messo una sura del Corano e l'hanno, come dire, piegata a loro stessa, la loro volontà di uccidere delle persone. E la stessa cosa può accadere anche, è accaduta con Pasolini. Ora, secondo me, una delle cose che ancora, forse non è mai capitato di è una poesia di Pasolini che scrive nel 68, perché nel 68 ci sono questi scontri a Valle Giuda della facoltà di letteratura a Roma e gli studenti si scontrano con i poliziotti. Allora succede quello che è stato il primo momento della protesta studentesca e Pasolini, anziché stare come diciamo così ci si aspettava da un uomo che era, si definiva di sinistra, anziché stare dal parte degli studenti che erano, diciamo, si erano scontrati con la polizia, scrive che lui stava dalla parte dei poliziotti. Stava dalla parte dei poliziotti perché i poliziotti erano figli di proletari, di contadini, di persone che erano persone del popolo, che erano emigrate, erano trovato quella volontà che era l'ultimo che poteva fare, mentre invece quegli altri, quelli che secondo la sinistra erano buoni, erano figli dei borghesi, erano figli degli avvocati, erano figli dei professori universitari, insomma erano tutto quello con cui Pasolini si era sbagliato e quindi dice attenzione, qui c'è una lotta, ma bisogna capire perché contestare. Però Pasolini tutto questo è una cosa molto contraddittoria, perché dice io sono contro di voi, però avete ragione. E dice il poliziotto, io sono contro voi, però avete torto. Quindi c'è. Nel pensiero di Pasolini il fatto di essere contraddittorio, perché contraddittorio è la vita, perché contraddittorio è la realtà, perché contraddittorio sono le cose. E quindi questa sua volontà di aderire alla Pasolini portava anche a essere molto contraddittorio, però a spingerti anche lì a pensare. Cioè, il punto è sempre, rimane sempre quello, cioè quello di. Perché vi ho detto che forse ancora non ho mai fatto nessuno sforzo con la polizia, merda. Un qualsiasi giornale che diceva come Pasolini aveva detto voi studenti siete figli di borghesi. Nel frattempo è successo che all'università hanno cominciato ad andare tutti, prima c'erano solo i borghesi, poi hanno cominciato ad andarci tutti. Io non ero nella famiglia borghese, eppure ero andata all'università, adesso io non lo so quanti sono, hanno un certo
interna, diciamo così, all'autorità, oppure assume per una volta la volontà, diciamo così, di sollevarsi, di dire la propria, sta dalla parte sbagliata. Ed è una contestazione di tutto lo spirito di quella poesia, che invece era scritta, anche se possiamo scrivere che era una brutta poesia, perché non è una poesia molto bella, però è una poesia che ti costringe a pensare, cioè a capire cosa pensi tu, non cosa pensano le persone nel tuo schieramento, cosa pensi tu, perché la cosa più importante è quella, cioè cosa dice la tua individualità, il tuo sentimento, il tuo sapere, le cose che nella tua vita ti sono intrecciate. E quella è la cosa fondamentale, che penso che ognuno, non solo le sue persone in generale, nella relazione con qualsiasi opera, ma tutto il fondo per me è questo, non è un accumulo di nozioni. Prima di venire qua sono tentato di parlare del fatto che voleva abolire la scuola, cioè Pasolini prima di essere ucciso, viene ucciso il 2 novembre del 1975, nella sua macchina vengono trovate a parte delle cose che non si capiscono bene di chi era, viene trovato un libro di luce che si chiama Sull'avvenire delle nostre scuole, che lui aveva letto perché qualche giorno prima aveva scritto sul Corriere della Sera un articolo diceva che secondo lui la scuola e la televisione andavano prima di abolire, e poi come ha molto suo classico si corregge, dice no, non dico abolire, ma sospese. Perché la scuola, perché non diceva che la scuola andava sospesa? Perché lui dice la scuola ti dà una serie di nozioni che tu non hai poi la possibilità reale di approfondire. Se tu hai una nozione che non porta da nessuna parte, ti sta insegnando una cosa che è già morta. Nel momento in cui io te la insegno è già morta, quindi mi stanno insegnando non a vivere, ma a morire. Quindi, ora, è una provocazione, ovviamente, nel senso che è una provocazione, nel senso che non è che poi caso che sapeva benissimo che era impossibile abolire la scuola, però nel momento in cui lo dice ti fa pensare su che cos'è la scuola, che cosa serve, se ha qualche funzione. E io penso che in realtà non è che la scuola non serve, io non sono nessuno per dire se la scuola serve o non serve, però voglio dire le cose che mi hanno fatto, diciamo così, espandere, crescere, cioè che hanno arricchito la mia personalità, sono quelle cose che non mi hanno detto di dover fare, le cose che ho fatto da solo, nel senso che mi sono. E non è importante se tu hai letto 1000 libri o se ne hai letto solo uno, l'importante è che quell'uno che è. Tu hai fatto qualcosa con lui, cioè sei stata una cosa, diciamo così, anche di piacere, di qualcosa che ti abbia veramente dato un'emozione, un sentimento. Vi dico l'ultima cosa, se non hai capito di risolvere una questione matematica, no? Quando uno arriva alla fine dell'equazione matematica, la riesce a risolvere, trova un piacere erotico. Quando riuscivo a risolvere la situazione, provavo questo piacere. Ecco, se tu non provo questo piacere di fronte a una lettura, di fronte a un libro, è meglio che non lo negga. Cioè, è molto meglio smettere. Se uno non sente questa cosa, e se non è disposto, diciamo così, a mettersi in discussione. Del fatto che Pasolini è stato professore per un certo periodo della sua vita, cioè è stato insegnante alle scuole medie a Casarsa. E io ho pensato che in qualche modo lo fai emergere anche tu nel libro, che uno dei motivi per cui Pasolini si è prestato a questo equivoco è legato proprio a questo suo essere intimamente un educatore. Cioè un educatore è per natura uno che quando vede l'altro che è sbagliato, cioè quando vede il suo alunno che ha dei limiti, non è uno che lo odia se è un buon educatore, è uno che proprio lì inizia a volerli bene. Cioè un educatore è uno che spera nell'altro. Tra le pagine più belle
Pasolini qualche giorno dopo scrive: erano comunisti tutti e due, sia Calvino che Pasolini, ma guardate che differenza. Augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti, possiamo comunque delle persone diverse da noi, che la pensano diversamente da noi, che vivono diversamente da noi, che riteniamo sbagliate, augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché al contrario noi dovremmo fare di tutto per individuarli e incontrarli. Essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del male, non sono nati per essere fascisti. Forse sarebbe bastata una sola piccola diversa esperienza nella loro vita, un solo semplice incontro, perché il loro destino fosse diverso. Cioè, l'altro guardato con speranza, non con giudizio, non con l'indice puntato. In qualche modo, di quel cammino che hai raccontato tu, cioè dall'essere partito con l'indice puntato, con la certezza della ragione, con la, come dire, con la sfrontatezza che chissà di essere dalla parte giusta, ecco, era una posizione che Pasolini aveva. Lui era comunque molto assertivo, diciamo così, dal punto di vista, cioè quando lui diceva una cosa sembrava che, anche esageratamente a mio parere, cioè le sue provocazioni certe volte erano troppo forti, e peraltro mi è stato detto di recente da Dacia Maraini, che lo ha conosciuto, era una cosa che strideva molto col suo carattere, che invece era mite in momenti di amicizia, cioè quando lui prendeva la penna spaccava il mondo, poi in altri momenti era mite come accade per noi. Ecco, volevo recuperare questo sguardo educativo di Pasolini, cioè guardare l'altro in lui, sperando per lui. In fondo, come diceva lui, la vita è questa, cioè la vita è contraddizione, la vita non è bianco e nero, per fortuna, ma la vita è possibilità di cambiamento sempre, per tutti. Quindi anche una bellissima lezione di sguardo. Ora mi diceva di voi, sono preso questo spazio perché ci tenevo da insegnante, quale sono. Se qualcuno di voi vuole dire qualcosa, insomma, in modo libero proprio, insomma, qualcosa che lo ha provocato di ciò che abbiamo letto, di ciò che in modo libero. Volevo fare una domanda più che altro riguardante la relazione tra Pasolini e la politica. Sappiamo che Pasolini è stato espulso dal partito, dal PC, a causa di indennità morale. Però può essere considerato, può essere interpretato questa espulsione alla luce della nascente guerra fredda che stava, insomma, nascendo proprio in quel periodo? Perché l'indomani delle elezioni c'era stata la vittoria schiacciante della DC sul Partito Comunista invece, e quindi può essere in qualche modo interpretato l'espulsione di Pasolini dal PC alla luce di questo? Grazie. Sì, passo. Allora, devo fare un piccolo, una piccola premessa prima di rispondere alla domanda. Cioè, Pasolini, che era, come ho ricordato prima il professore, era anche un militante comunista, cioè lui già durante la resistenza era già comunista, suo fratello Guido fa la resistenza nella situazione, viene ucciso dai comunisti di Tini. Cioè i comunisti, che erano il partito con cui Pasolini stava, l'uccidio dei fratelli. Questo è stato per la famiglia di Pasolini un dolore, come immaginare, immenso, ma era per lui moltissimo, perché suo fratello Guido era più giovane di lui. E questo ragazzo aveva mostrato nei confronti di Pasolini un coraggio maggiore del suo, perché lui, cioè questo ragazzo Guido, che era più giovane, decide di andare a fare la resistenza, mentre lui, che era più grande, non la fa, anche se, diciamo, politicamente, anche se a livello culturale, intellettuale, naturalmente parteggiava per i fascisti e la resistenza. Quindi Pasolini supera il fatto che i comunisti abbiano ucciso il suo fratello e comincia a militare nel partito. Fa un'attività, mi è capitato di leggere le cose che lui faceva, che si ritrovano moltissime cose che lui di tanti, per esempio qui a Matera
che è stato un film molto importante per il dialogo, diciamo, tra la cultura italiana e la cultura comunista. Ma è un bel corso che diceva già i temi, cioè quando era un grande comunista, sosteneva la necessità di questa cosa. Comunque, per arrivare al punto, passo da un certo punto che era omosessuale, viene denunciato perché si era trattato con dei ragazzi e avevano avuto dei rapporti, diciamo, omosessuali. Questi ragazzi, litigando tra loro, lo dicono che il maestro aveva fatto queste cose, viene denunciato dalla polizia, poi il partito lo espelle e viene espulso anche dalla scuola, e lui è costretto a lasciare Casazza, che era il paese della madre, forse dove era nato, su cui stava molto bene, è stata una cosa molto violenta, dove è stato espulso, espulso dalla scuola e poi sostanzialmente ripudiato dalla società in cui era cresciuto, in cui aveva agito. La guerra fredda può centrare e può non centrare, in realtà, cioè è vero che poi sono state ricostruite alcune vicende, c'era tutt'altro una questione politica sottesa dalla distruzione di Pasolini, perché alcuni notabili del confessionale avevano fatto in modo che questa notizia circolasse e arrivasse alla comunità. Ma in realtà è anche il Partito Comunista che lo espelle per indennità morale, cioè esprime una condanna al Partito Comunista che pare se no ancora più grave moralistica di quella che fanno i cattolici. Cioè l'identità morale era uguale sia per i cattolici sia per i comunisti, perché ovviamente l'omosessualità era una cosa del tutto rifiutata, respinta e considerata antisociale, considerata, diciamo. Quindi la guerra fredda secondo me c'entra molto la più la questione di rapporto all'interno della politica del Partito Comunista con la diversità, con il fatto che sono degli esseri umani che hanno degli orientamenti sessuali, diciamo così, appunto, non proprio sessuali. Ci sono altre domande? Buongiorno a tutti. Allora, la cosa che mi ha colpito, pensato, la leggo. E dunque, l'inquietudine interiore di Pasolini. L'inquietudine interiore, perché noi abbiamo sempre parlato degli orientamenti sessuali di Pasolini. Pasolini, diciamo, che ama la vita delle periferie, fondamentalmente, insomma, è la pagina anche più brutta, quella del modo in cui è stato ucciso. Però la cosa che lei ha scritto, dottor Milanzi, nel saggio, leggo testualmente. Per Giussani, Pasolini è uno che la tradizione cristiana genuina l'aveva scritta nel corpo, avendola succhiata dal seno di sua madre. Quindi, non tanto la figura sicuramente materna, e poi Giussani stimava sinceramente Pasolini, ma allo stesso tempo gli appariva incompiuto un uomo a cui lui, buon pastore, non ha fatto in tempo di indicare la strada del ritorno a casa. Volevo dire un'incisione in merito. Però poi dico una cosa, perché è uno dei pochi punti del tuo libro su cui non sono d'accordo, quindi prego. Ok, allora, l'immagine del buon pastore che vuole ricondurre a una casa agiata un traviato, uno che è fuori strada, è la cosa più lontana che possa esserci in Don Giussani. Te lo dico in maniera sintetica, con quello che era lo slogan che più aveva a cuore e che con più forza diceva ai suoi ragazzi, che era questo: vi auguro di non stare mai tranquilli. Uno degli auguri che lui faceva ai suoi ragazzi era: vi auguro di non essere mai tranquilli. E Pasolini esprimeva questa inquietudine, cioè questa disponibilità a farsi spostare dalle cose, questa non pacificazione con se stesso, che poi tante volte è una morte di sé. Ecco, ciò che noi Giussani avrebbe desiderato con Pasolini, a mio parere, per
era semplicemente un'amicizia franca, leale, di sfida, pronto a farsi cambiare la vita. Semmai. Quindi, l'immagine, ecco, non mi è sembrata pertinente rispetto alla figura del suo carattere, in questo senso. L'ho pure colpita con l'immagine, comunque, l'ho pure colpita perché nella prima stesura è ancora più... Comunque, no, ma hai ragione, adesso ti rispondo e ti dico che in realtà mi sono espresso male. Comunque, per andare alla cosa che mi chiedeva la professoressa sull'inquietudine, appena lei ha pronunciato la parola inquietudine, a me è venuta in mente la parola vitalità. Cioè, io una cosa che ho sempre provato di fronte alla cosa di Pasolini è il fatto che lui abbia questa voglia di vivere esagerata, cioè, e poi a parte che ha fatto delle cose in pochissimi anni, io sono sopra tutti i meritati, sono 10 volumi, e lui ha fatto in 50-40 anni di vita, cioè pochissimo, cioè più i film, le cose, cioè, voglio dire, ancora questo desiderio di liberarsi da vita, no? Che era ovviamente un impossibile, cioè cercare di sfuggire anche delle cose più profonde, ci sono dei saggi adesso. No, voglio dire che ci sono dei saggi, c'è uno di Aldo Barbiotto sulla che analizza la storia dal punto di vista psicanalitico, quindi cioè, che spiegano anche alcune, cioè, come la sua vitalità sia, come dire, il rovescio di una sua grandissima, di un grandissimo trauma, che era stato in parte prima con l'espressione del Partito Comunista, che è stato effettivamente un momento delicatissimo della sua vita. Poi sulla questione che avete citato, il capitolo in cui mi occupo di Pasolini e comunione e numerazione del Ciele, avete citato sia Giussani sia Testo, insomma, il punto per il che Pasolini ha un grandissimo senso religioso, cioè lui è ateo, però il suo sguardo sul mondo è uno sguardo religioso. Che cosa intende per religioso Pasolini? C'è uno sguardo per cui in cui la realtà non è mai solo la realtà, ma c'è qualcosa che la trascende, c'è qualcosa che va oltre, c'è qualcosa appunto di sacro. Cioè, di fronte a qualsiasi espressione della realtà, cioè, in Pasolini tu lo puoi cogliere, non è che lui lo dice, però tu cogli che lui vive proprio la creazione umana come un incanto, come se lo vedesse per la prima volta. Lui è capace di vedere anche le cose più sporche, i quartieri più degradati, più descrive, eccetera, ma li vede sempre con uno sguardo veramente che coglie in tutta la realtà un senso di sacro, di qualcosa che non può, come dire, di qualcosa che deve essere scoprito, di qualcosa che è come un dono. È evidente che questo tratto di Pasolini è stato raccolto da tutta la tradizione cattolica italiana, che ha giustamente intravisto in questo sguardo di Pasolini un elemento cristiano, perché effettivamente parte delle cose esplicitamente cristiane che Pasolini ha fatto su Gesù Cristo, sul Vangelo, su tutta la tradizione cattolica, la dottoressa citava l'opera che lui voleva fare su San Paolo, con un'altra figura, su cui è molto studiato, eccetera. È evidente che c'era un tratto cattolico, però per arrivare a rispondere alla cosa di no, il punto è che Pasolini non si risolve mai in premio. Cioè, lo scandalo del Vangelo secondo Matteo è che lo faccia uno che è comunista, omosessuale. Speriamo di grazie a Nino, di dare dall'incontro con l'autore e quindi perché no, adesso il suo strattato, la sua recensività sulla letteratura, convinti come siamo che soltanto la lettura, la riflessione può educare al dialogo, a un dialogo che poi può generare un dialogo critico con il mondo. Ed è quello che noi speriamo di poter generare con noi ragazzi. Questo è il compito istituzionale, questo è il compito che ci siamo prefissati. Ed è il motivo per cui vi spero ci ritroveremo nuovamente in questo auditorio per incontrare persone che ci fanno vivere grandi autori della nostra letteratura. Grazie. Thank you.
istituzione, il presidente della società d'Alcantieri, il presidente del presidio del libro Angela Leria per il suo contributo, nonché con un caloroso applauso, poi diamo la rivederci